Riparte il confronto tra autotrasportatori e governo. Al via le norme che tagliano le bollette elettriche delle piccole imprese. Utilizzate un veicolo non vostro? Va annotato sul libretto. Una circolare di appena 47 pagine spiega come fare. Prorogati nel 2015 gli sconti per ristrutturazioni edili e risparmio energetico. Welfare, credito e valore artigiano, i protagonisti dell'Assemblea 2014 di Donne Impresa. Buongiorno e bentornati all'appuntamento settimanale con il TG di Confartigianato. Apriamo questa edizione con le ultime novità per le imprese dell'autotrasporto merci. Si è rimesso in moto il dialogo con il governo e sono in arrivo norme e risorse sollecitate da Confartigianato Trasporti. Sentiamo Lorenza Manessi. Per le imprese di autotrasporto si è riaperta la strada del confronto con il governo. La disdetta del protocollo d'intesa con l'esecutivo, annunciata lo scorso 16 settembre dalle sigle del settore, sta producendo i primi risultati positivi e negli ultimi giorni ha impresso una decisa accelerazione all'impegno del governo per dare quelle risposte concrete sollecitate da Confartigianato Trasporti. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Maurizio Lupi, ha riacceso i motori del dialogo in occasione degli stati generali dell'autotrasporto merci, che si sono svolti a Fiuggi il 18 ottobre. In un videomessaggio, Lupi ha annunciato agli autotrasportatori lo sblocco di regole e risorse destinate alle imprese. È uscita in tempi abbastanza stretti un'accelerazione da parte del governo, quindi dal ministro Lupi, per approvare alcune cose che da 10 mesi attendavamo rispetto al protocollo d'intesa che avevamo firmato in novembre del 2013. I primi provvedimenti sono contenuti nel decreto Sblocca Italia, all'esame della Camera. L'inversione dell'onere della prova che va a rafforzare le regole per fare i controlli sul cabotaggio. Il credito d'imposta che ci permetterà di recuperare in tempi stretti, anzi direi brevissimi, i crediti verso lo Stato vantati per l'anno 2014. Il confronto tra Confartigianato Trasporti e i rappresentanti del governo continuerà nei prossimi giorni per affrontare le questioni rimaste sul tappeto, a cominciare dalla ripartizione delle risorse per l'autotrasporto stanziate nella legge di stabilità. Rimangono i 250 milioni che sono stati rimessi nella finanziaria. Sulla partita delle accise c'è garanzia da parte del governo di mantenerci le accise ai livelli dell'anno scorso, quindi il recupero dovrebbe essere equiparato a quello dell'anno 2014. Sui costi minimi e sull'alta partita delle spese non documentate e deducibili sicuramente si dovrà fare una discussione sullo spacchettamento in quanto concerne i 250 milioni delle spese non documentate e deducibili, mentre invece sui costi minimi siamo in attesa di una convocazione da parte del governo che ci faccia una proposta nel merito. Per le piccole imprese si avvicina il traguardo di bollette elettriche meno costose. Il 17 ottobre il ministro per lo sviluppo economico, Federica Guidi, ha firmato i decreti che danno attuazione alle norme taglia bollette varate la scorsa estate. Con i nuovi provvedimenti si creano quindi le condizioni per ridurre alcuni oneri che gonfiano il costo dell'energia pagata dai piccoli imprenditori. Un obiettivo per il quale Confartigianato si batte da tempo e che finalmente dovrebbe realizzarsi nei prossimi mesi. Cambiano le regole per chi utilizza veicoli non propri, ma la burocrazia resta quella di sempre. Per interpretare una norma di 7 righe, i tecnici del Ministero dei Trasporti scrivono 47 pagine. Ivan De Menego. Per chi utilizza un veicolo non proprio per un periodo superiore ai 30 giorni, scatta un nuovo adempimento burocratico, l'annotazione sulla carta di circolazione del nominativo. L'obbligo previsto sin dall'ultima riforma del codice della strada del 2010 doveva scattare il 7 dicembre 2012. Ufficialmente era già in vigore, ma nei fatti le nuove regole saranno operative solo il 3 novembre, quando saranno pronte le procedure informatiche. Da quella data scatteranno le sanzioni. Multa da 705 a 3.526 euro e ritiro della carta di circolazione. L'obbligo di registrare la disponibilità del mezzo nasce con l'obiettivo condivisibile di limitare truffe e abusi e per identificare con precisione i responsabili di incidenti e infrazioni e riguarda autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Destinatari della misura sono sia le persone giuridiche sia quelle fisiche, con l'unica esclusione dei familiari conviventi.
La data del 3 novembre non vale per chi svolge attività di autotrasporto. Camion, taxi, autobus o veicoli con conducente sono dunque esentati in attesa che la motorizzazione definisca le procedure specifiche. Tutto chiaro? In apparenza sì, anche se i funzionari del Ministero dei Trasporti hanno redatto un papiello di ben 47 pagine per un totale di circa 20.000 parole per spiegare il contenuto delle 7 righe della norma. I casi sono due. Le 7 righe erano davvero incomprensibili e la norma inapplicabile, quindi la responsabilità è del legislatore, oppure 47 pagine di interpretazioni rappresentano l'ennesimo caso di burocrazia malata. Il testo della circolare, datata 10 luglio, è dettagliatissimo. Ogni fattispecie è analizzata puntigliosamente con rimandi legislativi, chiose, incisi e punti elenco. Spuntano semplificazioni e deroghe e il perimetro della norma si restringe pagina dopo pagina. La circolare spiega ma non convince e alla fine della lettura si è colti dal sospetto che l'unico obiettivo concreto che sarà sicuramente raggiunto è burocratizzare ulteriormente le procedure della motorizzazione civile con nuovi oneri per cittadini e imprese. Un altro elemento che la dice lunga sulla reale propensione alla semplificazione amministrativa di questo paese e del perché questo provvedimento sia rimasto finora a lettera morta è rappresentato dal come le autorità accerteranno la violazione dell'obbligo. Semplicemente in nessun modo. Toccherà all'utente dimostrare di non essere l'utilizzatore abituale da oltre 30 giorni di un veicolo che non gli appartiene. Come definire questa inversione dell'onere della prova se non un nuovo schiaffo alla civiltà e al diritto? Buone notizie per le imprese di costruzioni e di installazione impianti, i settori più colpiti dalla crisi. La legge di stabilità, varata il 15 ottobre dal governo, ha prorogato a tutto il 2015 gli incentivi sulle ristrutturazioni edili e l'ecobonus sui lavori per il risparmio energetico. Per quanto riguarda le ristrutturazioni, la detrazione IRPEF è pari al 50%, mentre per gli interventi di efficienza energetica gli sconti IRPEF e IRES salgono al 65%. Un ottimo segnale per le piccole imprese, salutato con soddisfazione dai costruttori di Confartigianato. Ora però gli imprenditori chiedono che, per il futuro, l'entità dei due incentivi sia mantenuta nella percentuale massima prevista dalla legge di stabilità. Le imprenditrici di Donne Impresa si sono incontrate a Roma per l'assemblea annuale del movimento, mettendo al centro del dibattito il difficile rapporto con il credito e il welfare familiare. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. Quasi 200 imprenditrici di Donne Impresa si sono incontrate a Roma per la tradizionale assemblea annuale. L'evento si è trasformato nell'occasione giusta per tracciare il percorso del movimento tra le possibili soluzioni di welfare e le incertezze nell'accesso al credito. Due dei problemi storici che sfiancano le donne che fanno imprese in Italia e che oggi, con l'aggravarsi della crisi economica, pesano ancora di più sulle spalle delle imprenditrici. Nei giorni scorsi il governo di Matteo Renzi aveva annunciato un bonus di 80 euro per le neomamme. Una soluzione che piace ma non entusiasma. L'impressione è che sia una misura leggera, che cura i sintomi ma non la causa. Il metodo più giusto secondo noi sarebbe la possibilità di avere, fatemelo chiamare, reddito di cura, in modo tale da dare la possibilità a ognuno, e io parlo sia di dipendenti che di imprenditori e imprenditrici, di andare un po' dove vogliono. Facciamo in modo che questo sia possibile attraverso un metodo un pochino diverso, dove io possa detrarre le spese che ho sostenuto, facendo in modo di far emergere tutto quello che c'è dietro. All'assemblea dell'Auditorium Maglio Germozzi di Roma sono intervenuti i vertici nazionali di Confartigianato, i rappresentanti del settore creditizio con Artigiancassa e ABI in prima fila e l'ufficio studi di Confartigianato, con il responsabile Rico Quintavalle, che ha presentato i numeri dell'undicesimo osservatorio sull'imprenditoria femminile. E se Maria Silvia Sacchi ha moderato la giornata di lavoro, a Maria Rosaria Milazzo è andato il sole d'argento di quest'anno. Un riconoscimento alla tenacia, all'intelligenza, alla dedizione e al pragmatismo con cui ha offerto concreta soluzione al sogno femminile di conciliare cura della famiglia e attività professionale. Maria Rosaria Milazzo, infatti, ha fondato Donne Impresa Prato, che proprio quest'anno festeggia i 20 anni di attività, e l'Albero del Melograno, l'asilo nido con orari flessibili e innovativi, studiato per le esigenze delle imprenditrici. Una soluzione concreta che il sistema Confartigianato ha pensato per colmare le mancate risposte offerte dallo Stato.
facciamo in modo di creare degli asili familiari vicino al territorio, non devo andare lontano, mantengo il paese magari sperso in una località amena, eccetera, ma ho i 5 bambini che mi permettono di creare un giro, appunto, come dicevo prima, virtuoso, in modo tale da creare un'economia sempre più ampia, sempre più ampia. Udine, 7 e 8 novembre, al via la quarta edizione di Udine 3D Forum. Il capoluogo friulano diventa capitale dell'innovazione con l'iniziativa promossa da Confartigianato Provinciale sulle ultime novità in tema di tecnologie digitali. Siamo in chiusura, come al solito vediamo insieme i risultati delle rilevazioni dell'Ufficio Studi di Confartigianato nella nostra rubrica Il Numero della Settimana. 1.562.700 è il numero delle imprenditrici e lavoratrici autonome attive in Italia nel 2014. Complimenti. È tutto. L'appuntamento è come sempre per lunedì prossimo sul sito di Confartigianato alla stessa ora. A tutti i lavoratori e alle lavoratrici, buon lavoro.